Benvenuti a Ponyville, oggi qui si festeggia la Nightmare Night e i pony stanno preparando i festeggiamenti per questa sera, sperando che tutto vada per il meglio. Spike, sei tu? Sì, Twilight. Dove sei, Twilight? Sono di qua, vieni, Spike. Perfetto. Già, Twilight, ti stai finendo a preparare? Sì, Spike, hai trovato allora delle buone decorazioni? Beh, se vuoi te le faccio vedere. Ok, andiamo, forza. Il mio cappello. Allora, vediamo, ho trovato questo bellissimo fantasma. Carino. Questo drago. Poi, questa me l'ha data Zecora. Carina. Poi ho preso questa qui che è una lampada. Bella, bella. Perfetta. Questi gargoyles, che simpatici. E poi questo cosa? Cos'è? Carino. E sei pronto per la sorpresa? Certo, Spike, ho preso degli animatori per Halloween. Davvero? Sì, guarda come sono belli. Ragazzi, uscite. Wow, sono davvero carini. Spike, posso parlarti in privato? Se vuoi puoi dirmelo anche qui. Ok, questa non è una festa per bambini, per pony. E non credo siano tanto adatti per la festa. Ok, glielo dico io. Ragazzi, show show. Non sai cosa ti perdi. Solo questo hai preso, Spike. Il negozio aveva venduto tutto. Mi dispiace, Twilight. Vabbè. A che ora vengono le ragazze? Oh, dovrebbero arrivare fra poco. Da cosa ti sei vestito, Spike? Da teenager. E perché? Così posso fare colpo su Rarity o su Starlight Glimmer, non credi? Sì, farai molto colpo. Mi aiuti a sistemare? Sì. Perfetto, Spike, è davvero tutto molto bello. Oh, è arrivata Fluttershy. Ciao, Twilight. Fluttershy è solo un pezzo di stoffa. Mi era messa per un attimo paura. Ciao, Twilight. Bel costume. Oh, grazie. Avete preparato davvero molto bene per Spike. Oh, grazie. Vado un attimo a finire il trucco. Chi è? Scusami, Spike, mi sono spaventata. Anch'io ho un po' paura di oggi, ma tranquilla, sarà una festa spettacolare. E se lo dici tu, che bello il tuo costume da coniglietta. Sì, ti piace? L'ho fatto in onore di Angel, oggi è anche il suo compleanno. Adesso capisco perché sembra un coniglio indemoniato. Che cosa? Nulla. Lascia stare. Ok, state solo voi. Sì, sono. Ah. E quando arriveranno le altre? Oh, non lo so. Va bene. Aspetterò qui, ferma. Da sola.
senza nessuno a fianco. Spike, mi fai compagnia? Ah! Oh, Flat, c'è solo la porta. Oh, sono arrivati gli altri. Ciao, Pinky. Ciao, Spike. Ciao Rarity, che bello questo vestito, dove l'hai preso? L'ho fatto io. Oh, che bella questa gonna, già l'ho presa da un vestito che mi avevi fatto tu, solo che l'ho tagliata perché la parte di sopra era celeste e il celeste i conigli non l'hanno. Tu cosa hai fatto? Ho tagliato un vestito che mi hai fatto tu. Perché non mi riconoscete mai? Tu invece da cosa sei vestita? Da granduchessa, ovviamente. Bella parrucca. Oh, grazie. Io invece sono Red Devil. Molto originale, Rainbow Dash, molto originale. Smettila. Mi piace la mia maschera? Sì, è molto bella, però mette i brividi. Ah! Oh, ciao Applejack. Wow, come sei carina! Mi hai preparata Rarity. Sono una superstar. Stai molto bene così. Ah, grazie, Fluttershy. Grazie. E Pinky, tu da cosa ti sei travestita? Io sono una pattinatrice. Yeah! Wow, davvero molto bello. Sì, ti piacciono i miei paraurecchi? Un po' grandi, ma sì, sono belli. Me li ha pestati Poppy. Chi è Poppy? Non conosci Poppy? È quella trolza tanto carina. Oh, adesso ricomincia con Poppy. Andiamo, Rainbow Dash. Già, infatti. Noi andiamo? Chi è Poppy? Oh, una mia amica. È un trolza, sai. Ah, interessante. Alright. Sì, Fluttershy, io ho un po' paura. Io no, sono così felice. Boo. Forse un poco anch'io paura. Beh, anch'io. Ragazzi, ma è soltanto la Nightmare Night, l'abbiamo affrontata tante volte. Come sempre, no? No, ho paura. Io so che succederà qualcosa questa sera. Io me lo sento. Anche io. Ragazzi, perché dovete essere pessimisti? È Halloween, come sempre. Oh, Toilette, tu non riesci a capire. Wow, Celeste, a te il travestimento. Oh, grazie, Toilette Sparkle, sei davvero gentilissima. Anche il tuo è molto bello, Star Swill il barbuto. È sempre alla moda. Luna, ce la puoi fare? Ce la puoi fare. Ehi, Luna, tutto bene? Sì, più o meno. Credo sia un mal di pancia. Mi fa piacere, cioè... che stai bene, stai proprio bene con la corona e il collare di Princess Alessia. Grazie mille. Bene, possiamo anche andare. Sto bene con questo cappello. Dai Luna, vieni con noi. Sì, un secondo. Adesso è l'ora del karaoke. Chi vuole cantare? Io. Se permetti, Pinky, vai. Certo, il palco è tutto tuo. Luna, eccoti, ma dove è andata a finire? Dovevo fare delle cose. Cose di che genere? Adesso devo cantare, Starlight. Mamma? Questa canzone voglio raccontarvi una storia. Venite piccoline. Con
take me away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadows. Ma mi sbaglio o Luna si è trasformata in Nightmare Moon? Starlet è un'immaginazione favolosa. Ma davvero? L'unica che mi può credere. Ma certo. E quindi mi staresti dicendo che Luna è Nightmare Moon? Sì, Trixie, meno male che mi credi. Io credere te. Qual è il tuo piano? Non lo so. Vediamo cosa succede. Può darsi pure che mi sono sbagliata. Andiamo, forza. Oh, mi hai fatto venire qui per nulla. Stavo nel letto a riposarmi. Oh. Che bella Halloween che stavi passando. Ehi, scutalo. Mi ha detto Rarity che mi cercavi. Sì, Rimulus, devo dirti una cosa grave da parte degli Wonderbolt. Oh, che bello. Hanno detto che puoi entrare negli Wonderbolt. Davvero? Non ci posso credere. Sì, ma ad una condizione: farò tutto quello che mi chiedono. Se davvero vuoi entrare negli Wonderbolt, devi concentrarti solo sugli Wonderbolts. E come puoi dedicare più tempo alla carriera dei Wonderbolts? Dovrai uccidere le tue amiche. Twilight Sparkle, Fluttershy, Pinkie Pie, Rarity ed Applejack. Però sbrigati, Rimrush. Dov'è Scutalo? Dov'è Scutalo, Nightmare Moon? Luna, se questo è uno dei tuoi scherzi, allora non mi piace per nulla. Non è uno dei miei scherzi.
Chiamarmi Luna, perché io sono Nightmare Moon. Aiuto, aiuto. Sei pronta alla morte, Rimbodas? Nonno, aiuto, aiuto. Ma sei Rimbodas? Aiuto, aiuto, no, per favore. Ma con chi sta parlando? Spero non da sola. Sembra dire aiuto, ma non credo ci sia qualcosa che non va. Andiamo a chiedere. Rimbodas, ti serve aiuto? Aiuto, aiuto, no, per favore, no. Rimbodas, cosa fai? Come se non mi vedesse. Rimbodas, Rimbodas, aiuto, no, va bene, fallo pure. Ma non lascio stare le mie amiche. Cosa? Ma con chi stai parlando? Rimbodas, smetti di fare così. Non capisco. L'ho presa io, Rimbodas Starlight. Oh no, è stata Nightmare Moon. Avevi ragione. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo avvisare gli altri. Soprattutto Celestia, forse entriamo dentro. Ragazzi, dovete aiutarci. Cosa è successo, Starlight? Stai bene? No, Applejack, Rimbodas è stata presa da Nightmare Moon. Sai, Starlight, è molto strano, perché anche Sweetbell e Scutalo sono state prese da Nightmare Moon, ma loro non mi credono. Vabbè, adesso inizio a crederti. Se è successo anche con Rimbodas. Anche Rarity non si vede da un bel po'. Non ci posso credere. Ma perché tutto questo? Sarà uno scherzo di Luna? Non credo. I miei amici me l'avrebbero detto. Non ci posso credere. Sono così triste. No, Applejack. Ti aiuterò a ritrovare le tue amiche, tranquilla. Dobbiamo dividerci. Pinkie Pie, Fluttershy, voi venite con me. Twilight Sparkle e Spike, voi andate in giro per il castello. Secondo piano. Starlight e Trixie, voi cercate di stare qui, ma appena sentite un rumore andate subito lì. E Applejack e Apple Bloom, voi potete guardare fuori. Sì, certo, Princess Celestia. Ma io ho paura. No, Applejack, per favore, fuori no, per favore, fuori no. Proprio fuori, no. Io ho paura, la sera di Halloween. Proprio anche voi che sarai mai? Ci sono anch'io poi. Oh, sai che protezione. Aiutate. Muoviti, fifona. Ma cosa è successo? È come se Rimbodas stesse sognando ad occhi aperti. E poi è scomparsa. Ed è apparsa Nightmare Moon. Non ci posso credere. Ma forse ho capito cosa sta succedendo. Che cosa sta succedendo? Gli incubi. Ha detto bene, Strixie. Come sempre, no? Nightmare Moon sta raccogliendo gli incubi di tutti i pony per essere un incubo che tutti possano vedere. Perciò l'abbiamo vista e no. Ah, capisco. Quindi vuole colpirci tutti? Sì, assumere più potere che mai per governare su Ponyville. Non è sparita Rimbodas. È dentro di lei. Ma lei è più potente. Non ci posso credere. Questo è un incantesimo che risaliva ai tempi del Medioevo. Mi ha davvero deluso Luna. Non è Luna. La vedevo strana. Davvero? Anche io oggi l'ho vista molto strana. Luna, se mi aiuterai, potremo governare Equestria insieme. Creeremo un esercito favoloso. E la Nightmare Night durerà per sempre. No. Io non voglio.
Adesso che mi hanno perdonato tutti, dovrei tradirli di nuovo. Una principessa non è capace di fare questo. Mi dispiace, Nightmare, ma tu sei il mio passato, sei il mio incubo. E da quella mente non potrei uscire. Chi te lo dice? C'è un incantesimo. E fallo. Forse se esci dalla mia mente. Potrebbe essere una buona idea, perché non avrei più te addosso e dentro di me. E quindi sarei tranquilla. No, se io esco sarai un incubo per tutti. A cominciare da te. Ma aiutami. No. Forza, vieni, Applebloom. Applejack, io ho paura. Dai, non essere fifona, vieni. Hai freddo? Un pochino. Vieni, grazie mille. Tutto bene, Applebloom? No, Applejack. Perché? Senti, se hai problemi con la tua adolescenza, sai che puoi parlarle con la tua sorellona. Non è un problema di adolescenza, è un problema... è che ho paura. E di cosa? Di stare qui? Di Nightmare Moon? No. Perché... sai, lei si sta nutrendo degli incubi di tutti. E credo che si sta nutrendo anche del mio. E quale sarebbe il tuo? Perdere le mie migliori amiche. E infatti è stato terribile. Oh. No, ma non devi pensarci. Invece non faccio altro che pensare a questo, Applejack. Sono davvero tristissima. Beh, lo sai qual è la mia paura? Qual è? Vedere i miei amici tristi. Quindi per favore non essere triste, ve lo sarò anch'io. Anche perché mi manca così tanto Rainbow Dash. Di Rarity però non si sa nulla. Già, può darsi che è andata a casa a cambiare vestito, può darsi. Già, mi mancano così tanto le mie amiche. Anche le mie Applebloom. Stai calma. Eccole qui, le due sorelline. Mi fate quasi tenerezza. Ciao piccolina, dove sono andate a finire le tue amiche? Lascia stare la mia sorellina, hai capito? Per favore, Applejack. Tu scappa, il più veloce che puoi. Non ti lascio qui. Scappa, per favore. È scappata, ma sai che la ritroverò. Almeno potrà avvisare gli altri. Gli incubi non si possono sconfiggere, cara Applejack. Ma io posso sconfiggere te? No, non lo farai. Io so che sei Luna, no? Io sono gli incubi. Soprattutto sono partita dall'incubo di Luna, il mio ritorno. Quindi non sei Luna? No, io sono Nightmare Moon, la regina degli incubi. Luna è dentro di me, come tutte le tue care amichette e le amichette della tua piccola Applebloom. Non ci posso credere. Devi liberarle adesso, obiti. Osi fare questo a me? Non sai contro chi ti stai mettendo, Applejack. Applejack, sei qui! Avevo paura che Nightmare Moon ti avesse preso. No, sono sana e salva, cara Applebloom. Già, andiamo. Già? Sì. Sai, come l'hai sconfitta? Nightmare Moon non può essere sconfitta. Lei è la regina di tutti noi. Siamo destinati ad averla come regina, cara Applebloom. Che cosa? Ti ha fatto il lavaggio del cervello per caso? No, perché sembri un altro pony. Che cosa mi stai dicendo? Non puoi dirmelo. Tu non l'avresti mai fatto. Ciao Applebloom. Ci posso credere, hai preso anche Applejack.
Perché devi farmi soffrire? Prendimi e basta. Voglio rivedere le mie amiche. Sai, il lato positivo è che rivedere le tue amichette. Beh, sì. Il lato negativo è che soffrirai. No, per favore, Nightmare Moon, per favore risparmiami e libera le mie amiche. Oh, certo, se era tutto così facile, allora perché Palace Sparkle non è riuscita a sconfiggermi? Sei pronta, cara Apple Boo? No, no, per favore, no. Siamo arrivati troppo tardi. Sia Apple Bloom che Applejack sono stati presi. Non ci posso credere, quella Nightmare Moon. Celestia, dobbiamo trovare una soluzione. Ci sto pensando. Tipo possiamo offrirle un cupcake? Che cosa? Allora, Celestia, vi è venuto qualcosa in mente? Sì. Però quello che mi è venuto in mente è davvero strano e pericoloso. Ed è difficile da realizzare. Beh, se forse te lo dice, potremmo darle torto o ragione. L'incantesimo dei quattro pony. Dei quattro alicorni. No, no, è troppo difficile. Nel Medioevo lo facevano con dei pony unicorno molto potenti. E voi due siete molto potenti. Già. Sì. Ma siamo solo due. Beh, io e Twilight. Ragazzi, Twilight è stata presa da Nightmare Moon. Non ci posso credere. Beh, io, ragazzi, devo restare qui con i pochi che sono rimasti. Se Nightmare Moon colpirà su tutta Ponyville, devo difenderla. È compito di una principessa di difenderla. Dovete liberare Luna. E come facciamo? Facendogli ricordare che il suo passato non è il suo presente. Buono. Ma se siamo le prime a ricordarci del nostro passato? C'è una persona che l'ha superato. Una persona? Sì, proprio una persona. Tu dici? Forse ho capito che intendi. Twilight è un pezzo dello specchio dove loro si mandano delle lettere. E al piano di sopra. Sembra uno specchio normale, ma se inserisci una lettera, arriva subito dall'altra parte dello specchio. Non ho trovato Nightmare Moon. E quindi non la chiami? Ti voglio bene. Stavo scherzando. Tu arriva? Salvare Equestria. Anch'io. No, Pinky, noi restiamo qui. Uffa. Le stai scrivendo le lettere? Le sto facendo. Bene. Una è pronta. Spedisci. Già, capisco. Comunque, ho fatto matematica. Perfetto, sorella, mandamelo su WhatsApp. Ci vediamo. Ok, ciao DJ Pontré. Che bella giornata. I cielini cantano. Il cielo è bellissimo. Il sole splende e... Che cos'è? Ah, una lettera da Twilight. Vediamo cosa dice. Twilight, hai bisogno di me? Devo andare lì. Ma non posso. Però è urgente. Twilight rischia la vita. Oh mio Dio, devo andare assolutamente. È la mia migliore amica, l'unica che è riuscita a farmi integrare. È ora di buttarsi nello specchio. Sei pronta, Sunset? No. Però lo devo fare. Per la mia amica Twilight. Twilight.
marito. Aiuta! Ragazze! Tutto bene? Sì, grazie. Siamo pene di polvere! Spike, dove hai preso quei gargoyle? Erano pieni di polvere. E per colpa tua hanno sporcato Starlight. Starlight ha sporcato Sunset Shimmer e Sunset Shimmer ha sporcato me. Ti sembra giusto che io debba sporcarmi? Beh, vi siete sporcati tutte. Ma allora chi frega? Wow, mi avete chiamata e mi trattate così. Non ci metto niente a ritornare dentro quello specchio. Tu sei Sunset Shimmer. Come ti sei permessa di trattare così la mia migliore amica, Twilight? Scusami, non volevo. Oh, Pinky mi ha dato i pattini in testa anche a me. Scusami. Bacino della guarigione. Ma stai scherzando? Tranquilla, io e Twilight abbiamo sistemato. Lo so. Ti saremo migliori amiche anche te. Però te lo dovevo. Hai rubato una cosa e non si ruba. Che bello questo cappello. È mio. È mio, adesso è mio. E meno male che non si ruba, Pinky, eh? Quella là del mondo umano è più intelligente. No, scherzo. Meno male che scherzavi, se no ti davo un altro pattino in testa. Vado a pattinare. Perché mi avete chiamata qui? Adesso vorrei capirlo. Ma come si sconfiggono gli incubi? Oh, io che ne so. Con l'incantesimo dei quattro alicorni. Wow, peccato che io non sono un alicorno. E nemmeno voi due. Non ci siamo presentate, Sunset Shimmer. E sinceramente, perché mi avete fatto venire? Io sono Starlight e io sono Trixie. Tu hai superato gli incubi. Gli incubi ci ricordano il passato. Tu dici? Già. Gli unicorni più potenti qui siamo noi tre. E possiamo farci aiutare anche da Luna. Da Luna? In che senso? Facendogli ricordare che il suo passato non è il suo presente. E inoltre devi farcelo venire in mente anche a noi, perché... No. Devi farcelo capire anche a noi, perché è importante. Oppure Nightmare Moon prenderà anche noi. Io non voglio essere presa. Cioè, non voglio che noi veniamo prese. L'unica cosa che dovete pensare è che adesso siete diverse. Lo dobbiamo far capire anche a Luna. Siete pronte? Certo. Perfetto. Andiamo? Sì. Ragazzi, scusate, devo prendere il respiro. Fatemi mettere qui, così sto in mezzo alle mie amiche. Ehi, Trixie, tu non mi sei mai stata simpatica. Scherzo, ti voglio tanto bene. Però io sono solo una e voi siete tre. 3 diviso 1, 3. Aspetta, cosa? Pinky, vai al sodo. Celestia è stata presa. Da chi? Da Nightmare Moon. No, non è possibile. Sì, mi ha fatto ricordare quando... Luna si è trasformata in Nightmare Moon. Non ci posso credere. Sei sicura? Non lo so. Gridava aiuto. Salvatela. Non so a chi si riferiva. Oh, nemmeno io. Almeno credo. Sai a chi si riferiva? No, no. Io? Io che ne sapevo? Secondo te io sapevo a chi si riferiva? Starlight, non sei molto acuta. Sembra che tu abbia a che fare con la questione di Prince Celestia. No, io non ho a che fare con nessuno. Brighiamo, la situazione sta diventando grave. Certo, verrò anch'io. Tu non sei un unicorno, Pinky, resta qui con Fluttershy. Che si è mummificata. Se, Fluttershy, ciao. Posso venire? No. Mi mummifico insieme a te. Ehi ragazzi, ci sono anch'io. Stanno proprio perfetti.
terribile. Luna, se ci sei, rispondi. È di sopra, ma è di cattivo umore. Chi è entrato nella mia casa senza il permesso? Siamo noi, Trixie. Starlight l'eroina, ciao tesorina, come va? Ci sono anch'io. Sunset, Shimmer, che cosa ci fai qui? Voglio salvare Equestria. Dati. Io non sono un pericolo. Luna, per favore. Ci sei, combatti ed esci. Crossed the west horizon and has bidden us good night. And what a lovely night it is to walk a moonlit field, to see the softer shades that are by starlight now revealed. So why is it that now, when all is quiet and at rest, when candles glow and all the world is at its very best, the ponies of Equestria should lock themselves away, to shun the moon and wait instead for sister's sunny day? Shouldn't they adore me? Is it not within my right? I'll not be overshadowed. Mine is not the lesser light. I've waited long enough now for them all to come around. And though the sun may plead and threaten, the moon will stand her ground. Sunset, come stai? Bene, abbiamo un'idea. Già, l'incantesimo dei quattro alicorni. Già, è solo che sono un alicorno. Però in passato lo facevano anche con tre unicorni potenti. E noi lo siamo abbastanza. Giusto, grande ragazze. Allora lo facciamo. Ovvio, sono stanca di Nightmare Moon, è l'ora di eliminarla. Venite. Vediamo le eroine come hanno intenzione di sconfiggermi.
tornate. Sì, siete state fantastiche. E già, noi abbiamo assistito a tutto. Siete state favolose, ragazze. Qualcuna vuole uscire con me? Che fate festa senza me, Sweetie Belle? Rarity, da dove sei spuntata tu? Come da dove sono spuntata? Sono andata a casa a cambiarmi perché Sweetie Belle mi ha sporcato il vestito e mi sono portata a Sweetie Belle così imparasse la lezione. Ragazzi, non vi siete accorte della mia mancanza? Ovvio, credevamo che ti aveva preso Nightmare Moon. Chi? Nightmare Moon? Perché qualcuno si è vestito da Nightmare Moon? No, cioè tu non sai nulla. Che cosa dovrei sapere? Credevo che Pinky vi avesse avvertito. Mi sono dimenticata. Scusate. Come sempre. Ma comunque, spiegatemi un po' cosa è successo. Oh, ciao, Sansa Shimmer. Sansa Shimmer, wow, fantastico, siamo tutte al completo oggi. Sì, però adesso vorrei capire cosa è successo. Rarity, è una lunga storia. Quello che so che dobbiamo fare adesso è divertirci e far continuare la festa. Già, sì, dobbiamo festeggiare assolutamente le eroine che ci hanno salvato la vita. Oh, bene, e allora festeggiamo! Sì, ma con quei capelli Trixie no. Forza, vieni con me, forza. Tutte, venite con me. Oh Trixie, sei fantastica. Oh, lo so, mi sento così fashion. Anche io, vero? Vi piaccio. La mia frangetta. Tutto grazie a Rarity. Oh, anche Luna è fantastica. Grazie. Grazie di averci salvato. Complimenti ragazzi, siete state favolose. È vero, mi devo congratulare con voi. Luna, sì, è stato bello rivederti. Oh. Però adesso è meglio che vado. Sei sicura, Sunset? Sì. Questo non è più il mio posto. Non dire così. Un giorno ritornerà, io lo so, anch'io. Ma non è questo il giorno. Mi mancherai tanto. Sei speciale per me, lo sai. Ciao. Mi mancherà. Anche a me. Forza, andiamo a ballare. Cercheremo di arrangiarsi. Cercheremo di arrangiarci. E già. Magari se me. Pinky, al massimo si mangia il cupcake con noi all'interno. Oh. Beh, io ho un buon sapore. Ti sei mai assaggiata? Sì, una volta. Stavo mordendo un cupcake, ma poi ho visto che la mia pelle era rosa come la glassa di una ciambella e mi sono morsa. Che cosa? Se tu vuoi venire, no, io non uscirò mai più da qui dentro. È un po' depressa la ragazza. Cattive, cattive, cattive! Cattive, cattive, cattive! Se ci sei, piaccio a lei. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of shadows.